benvenuti e ben arrivati, diciamo, soprattutto a Gigi De Palo e a Chiara Gambini, che sono arrivati da Roma proprio da pochissimo e poi ripartiranno. Non potranno vedere e sperimentare la bella confusione che sta vivendo Bologna in questi giorni. C'è di tutto, dal tour diretto, di scout, al festival francescano, e è viva questa città in questi giorni. Allora, benvenuti al festival. Come già saprete, il tema di quest'anno è attraverso parole. Stiamo cercando di sperimentarci un po' tutti come Francesco, attraverso le parole, è riuscito ad aprire il cuore al sultano, come il sultano si è sentito compreso, accolto attraverso le parole di Francesco, e lui stesso ha potuto donare a Francesco parole belle. E quindi come nasce il dialogo attraverso le parole? Come tante volte si fanno prove di dialogo, perché non sempre ci si riesce. Abbiamo chiesto a Gigi e a Chiara di venire a raccontarci la loro esperienza. La loro esperienza di famiglia che ha una vocazione particolare. Io ho provato un po' a seguirli e ad ascoltarli, potrei dire che la loro è la vocazione alla famiglia, va bene, la vocazione al matrimonio cristiano sicuramente, la vocazione a essere genitori ce lo racconteranno, ma hanno anche la vocazione di illuminare il matrimonio. A volte la famiglia e il matrimonio viene un pochettino, no? Presentato, mostrato sempre come qualcosa di un pochino complicato e difficile, a volte un po' pesante, perché ci sono tante istituzioni da seguire, ognuno deve dare indicazioni, ognuno si sente libero di dare tantissimi consigli. Ecco, loro hanno questa vocazione particolare, credo che il Signore gli abbia dato, di illuminare il matrimonio, di renderlo una cosa un po' più leggera, un po' più luminosa e per diversi aspetti anche più fertile. Quindi hanno la vocazione della narrazione. Non so se li conoscete, ma adesso li conoscerete, no? Una narrazione della vita con tutti i suoi colori, con tutti i suoi profumi e con i diversi aspetti. Alcuni splendidi, da famiglia ideale, come dicono loro, da primi della classe, e alcuni normali, quelli proprio un pochettino più complicati di ogni giorno. Allora, diciamo alcune cose. Luigi De Palo, 43 anni, casomai ci interessasse l'età, non ce l'ho scritto qui nella scheda. È un ragazzo che ha fatto tante cose interessanti. Prima di venire qui dicono che è stato anche in Senato questa mattina, perché è presidente del Forum delle Famiglie, perché è stato responsabile dell'arte, scrive libri, fa giornalista, poi non so bene cos'altro. E poi dicono che dietro un grande uomo c'è sempre una grande donna, quindi Anna Chiara Gambini, che sembra che sia meno famosa, però sembra che abbia l'abilità di tenere insieme un po' tutto, di tenere insieme una bella esperienza di famiglia. Il titolo che loro hanno è Ne parliamo a casa. Però che sottolinea il discorso del dialogo, ne parliamo a casa. Quando dialogare diventa casa e quando la casa è il luogo del dialogo. Ma le parole sono sempre facili, belle, profumate, di aiuto, a volte sì e a volte no. Adesso ascoltiamo l'uno. Potremmo fare che li ascoltiamo magari per un 40 minuti, può darsi che io ogni tanto le interrompa con qualche domanda, e poi dopo una quarantina di minuti voi potete fare tutte le domande che volete. Nessuno occuperà questa sala dopo di noi, quindi abbiamo tutto il pomeriggio tranne un treno. E grazie della vostra presenza. Già da ora vi anticipo che sulle sedie trovate delle schede. Chiediamo la cortesia, o come
come dicono le suore, la carità di compilarle. Per noi è un grosso aiuto per il festival. Se vi mancano le penne poi le troviamo, vi ripeterò questo annuncio anche alla fine. Per ora buon ascolto e cosa ci dite sul discorso che la casa, che è importante parlare a casa e che le parole possono diventare anche la nostra casa. Vi lascio il microfono e tutto vi mettono in arbolino. Allora, ciao, grazie dell'invito. Abbiamo visto più volte il festival degli spettatori, due anni fa io sono stata un pomeriggio intero ai giochi con i bambini che mi hanno chiesto di fare i giochi dei bambini per un mese, da come siamo state qua, è vero, sì, sì. Abbiamo sperimentato che l'esperienza insegna molto più delle parole certe volte. Allora, ringrazio Suor Daniela per la presentazione, perché non è stata una presentazione ma anche una luce nei nostri confronti, perché certe volte quando vivi il quotidiano non vedi bene a fuoco, dici signore ma dove mi stai portando? Allora questa descrizione un po' anche della nostra vocazione, a volte la tua vocazione è per dire qualcun altro, e cioè, per me è stata proprio una carenza, in un momento in cui magari io da mamma e moglie che un po' lo seguo a volte così tipo proprio la tartaruga dei capponini, cioè proprio un po' faticata, è stato un dono, perché a volte appunto nella frenesia mi chiedo quale sia il senso, stiamo davvero facendo quello che dobbiamo fare, quello che ci è chiesto di fare, e a volte vedo da fuori luce, quindi vederci nella nostra vocazione mi ha dato una grande mano. Allora, io mi attaccherei al titolo di questo festival partendo dal fatto che uno dei problemi fondamentali che possiamo condividere con voi, perché noi non siamo maestri di famiglia, non siamo degli psicologi, non siamo dei pedagogisti, non siamo dei avvocati divorzisti, che lo so, che hanno una grande esperienza di come si litiga, cioè abbiamo una grande esperienza di come si litiga, ma non altro. E, è che la maggior parte delle volte succede che in famiglia, più che sperimentare come attraverso le parole si possano trovare pronti di dialogo, sperimentiamo come malgrado le parole si resista a stare insieme. Perché effettivamente in famiglia ci riusciamo a dire, a volte anche pensandole, ma la cosa terribile, la frase tipica dei miei figli è: ma che t'ho detto? Dico no, guarda, non mi hai detto niente. Ormai la frase più irrefrena è il linguaggio del corpo, amore. Quando ti guardano con quella faccia schifata proprio, che non ti sopportano più, e per l'ennesima volta gli hai detto qualcosa che loro non volevano sentirsi dire, e quindi ti dicono sì, sì, ma un sorrisetto, e in realtà ti stanno dicendo proprio una marea di parolacce dietro, e allora si nasconde dietro questa frase: vabbè, ma io che ti ho detto? Dico effettivamente non mi hai detto niente, ma malgrado quello che stai pensando di me, che io vedo che stai pensando di me, ci vogliamo ancora bene, ci sopportiamo a volte l'un l'altro, e ci supportiamo l'un l'altro, ci sopportiamo. Ecco, spesso in famiglia noi facciamo questa esperienza, e non dico spesso per modo di dire, cioè l'abbiamo fatta 25 minuti fa camminando la stazione qua. Se qualcuno di voi ci ha incontrato in quel tragitto, adesso si sta chiedendo che cavolo stanno dicendo questi due, perché questi due che stavano litigando sui vortici adesso stanno lì davanti ai microfoni, perché effettivamente il signore prende i peggiori e gli dice di qualcosa. Quindi in questo caso i peggiori siamo noi. Cioè, effettivamente facciamo quotidianamente esperienza di quanto effettivamente sia difficile a volte resistere alle, appunto anche alle parole brutte che ci si dice in famiglia, al pregiudizio di cui si è vittima in
fratelli di quando avevano 2-3 anni, la stessa cosa ci succede anche nei confronti dei figli, perché io, non so, l'altro giorno mi ha detto, ma io non ero così, una frase che penso qualsiasi madre a un certo punto della sua vita ha detto, cioè, ma io ero sempre sorridente, a lei invece qui sto a fare il vigile urbano, io dico che passo le giornate a fare il vigile urbano, tu vai anche qua, tu vai di là, ma tu dove vai prima, tu prendi quest'auto, tu prendi quell'altro, tu adesso fai i compiti, controllo, torno a letto, vado a letto, e dico, mamma mia, che tristezza, ma perché? Cioè, non era questo. E allora, effettivamente, l'esperienza che facciamo tutti i giorni è che c'è una bellezza che molto spesso nella quotidianità non mettiamo, cioè ci dimentichiamo di guardare. Cioè è come se proprio passasse in un piano che noi non riusciamo più, sì, effettivamente a mettere a fuoco, e quindi proprio siamo un po' fagocitati dalla quotidianità e ci viviamo più malgrado quello che succede, piuttosto che attraverso quello che succede nella quotidianità. E l'esperienza che abbiamo fatto noi, che appunto abbiamo avuto l'occasione, che due anni fa abbiamo ricevuto questa telefonata da questa casa editrice laica, legata al gruppo della Mondadori, che ci ha detto, parlate di famiglia, così, da mamma e papà. E per lì ci siamo spaventati, io mi sono spaventata, tipicamente mi spavento sempre più di mio marito, e quindi ha detto no, ma che noi, no, perché noi? E invece siamo stati depositari in questo senso proprio di una responsabilità legata alle parole, cioè quali parole scegliere per parlare di famiglia? Le parole del si fa così, le parole del guardate attenti perché i pericoli della famiglia sono tutti questi, guardate, abbiamo scelto le parole, diciamo, nostre, perché abbiamo capito che non c'è un esperto di famiglia al mondo, e noi non lo eravamo, a meno che non si parli di famiglia appunto in termini di quali siano gli strumenti comunicativi, psicologici, migliori, però parlando dell'esperienza personale, lo strumento migliore, le parole migliori erano quelle che riguardavano i nostri fatti, il nostro quotidiano, e quindi siamo partiti da quello. Abbiamo detto, vabbè, il mondo ci chiede di parlare di famiglia, il mondo, intendo proprio una casa editrice laica, ci chiedono di parlare di famiglia. In un tempo in cui tutti lamentano, non c'è più rispetto, non c'è più attenzione alla famiglia, questo gruppo ci sta chiedendo di parlare di famiglia. Sicuramente abbiamo la responsabilità di dover dire sì, perché sennò magari non si fa più questa cosa. E il secondo punto era, e come diciamo sì, con quali parole? Appunto con le nostre. Abbiamo scelto delle fotografie del nostro quotidiano, abbiamo condiviso un po' il nostro quotidiano, ci siamo un po' messi in gioco, ogni tanto i nostri figli ancora ci dicono, oh, mamma, questo l'altro giorno è successa una cosa, io l'ho preso in giro a morire, mio figlio fa, non ci fa un capitolo del libro, questo amore, me l'hai sentita sul piatto d'argento. E quindi ci sono anche battute di questo tipo, però ecco, siamo stati depositari di questa responsabilità, scegliere quali parole usare per la famiglia. Io ne scelgo una, in questo senso, il fatto che mettendoci in gioco sicuramente non abbiamo risolto i problemi delle famiglie italiane, sicuramente non abbiamo risolto i nostri, perché continuiamo ad averli quotidianamente, ma abbiamo un po' forse gettato una luce su una sorta di bugiardino, cioè il foglietto illustrativo. L'atteggiamento adesso tipico è quelli che stanno per sposarsi, li facciamo i corsi prematrimoniali, facendogli, elencandogli tutti i rischi, tra virgolette, le difficoltà che avranno incontro sposandosi. Ecco, questo è quello che in genere non va fatto, no? Perché se tu hai un progetto illustrativo, prima di prendere la medicina sarebbe meglio che non leggessi quali sono gli effetti collaterali, se no ti prende l'ansia e non la vuoi manco più prendere, anzi la prendi e ti convinci mentre sta lì che ti sta facendo male. Il progetto illustrativo si legge se cominci ad avere un effetto collaterale, e allora se è tanto brutto leggere gli effetti collaterali prima, è tanto bello leggerli quando ce l'hai, quando il bozzetto dopo il vaccino sulla coscia di mio figlio si gonfia e io sto lì in preda al panico perché dico questo è il bozzetto più duro della storia dei vaccini, e poi chiamo il consultore dall'altra parte, quella annoiata perché riceve 80 telefonate al giorno di questo
sono messi talmente male che noi ce la possiamo fare. Ma perché è l'occasione attraverso la quale si può rimettere a fuoco, cioè si può cambiare in quel punto di vista e rimettere a fuoco le bellezze della propria, che sono tante, sono quotidiane e che spesso vengono un po' offuscate dalla nostra fatica. Bravissima, Chiara, condivido tutto, tranne il fatto che, diciamo, che da piccola era sorridente, gioiosa, poteva rimanere così, poteva rimanere così. Io non ero così, ma era meglio se ero così. Ecco, questo lo dico perché sentendo queste parole, ma sapendolo, magari è interessante questo tema appunto del dialogo, della parola, della famiglia, perché io da presidente del forum delle associazioni familiari, girando l'Italia, devo dire che la famiglia non sta male, sta male come noi raccontiamo la famiglia, cioè abbiamo fatto della famiglia, come dicevi tu Suor Daniela, una narrazione assolutamente negativa, triste, noiosa, grigia, stantia, ammuffita. Il Papa dice come il peso da sopportare tutta una vita, il matrimonio è la tomba dell'amore, con i figli non riesce più a fare niente, no, questa adesso è una narrazione. È anche un modo attraverso il quale noi parliamo. Io ricordo quando andavo da piccolo all'ufficio di mio padre, il concetto chiave era: meno male che inizio a lavorare dopo le vacanze estive, perché finalmente sto in ferie, perché in casa è un inferno e le ferie sono quando inizio a lavorare e non quando sto in vacanza. Ma lo ricordo benissimo, no? Che c'era questo rifletto tra colleghi. Questa cosa inevitabilmente ha portato però una mentalità, non solo il 1968 ha distrutto tutta una serie di categorie, ma poi anche la narrazione che è stata fatta, oggi impieghiamo tutta una serie di situazioni che poi i nodi sono arrivati al petto. Dico questo perché è giunto il momento in cui invece va fatta una narrazione diversa. Non so voi, ma io incontro famiglie belle, sorridenti, complicate, famiglie dove ci sono tante ferite, famiglie appiccicate con lo scotch, quindi non è che qua stiamo facendo questo approccio così buonista, cattolico, la famiglia è bella, no, sai, adesso vanno di moda come tutti i convegni, la bellezza della famiglia, la famiglia è bella, sì, è bella perché è complicata, è bella perché è più bella che difficile, ma non si può edulcorare il fatto che sia complicata. E dicevo, quando giro l'Italia, nelle associazioni, gran parte delle associazioni, soprattutto le comune oggi che sono molto attente a tutto quello che dici, io li chiamo gli esegeti, che tu dici una parola e loro ti fanno l'esegesi di quello che hai detto. Ma allora tu vuoi intendere questo? No, non è che ho detto quello, proprio volevi dire quello. E quindi quando ci ritagli ci sono spesso queste cose che ti domandano, cioè ma che cos'è la famiglia? E questa gente cosa vorrebbe? Vorrebbe la definizione di famiglia, la manuale Cencelli. La famiglia è la cellula fondamentale della società fondata sul matrimonio. Questa la sappiamo tutti. Quello che però non sappiamo, forse quello che è giusto ed è giunto il momento di dirci, è che i nostri figli non si sposeranno se noi gli ripetiamo sposati perché la famiglia è la cellula fondamentale della società fondata sul matrimonio. Cioè mio figlio Giovanni, quello che adesso sta girando per Roma per cercare, no, di tornare a casa dopo essere stata la manifestazione di Greta, quello o quell'altro, gli posso fare una testa così dicendo: guarda, la famiglia c'è la fondamentale della società fondata sul matrimonio, sposati. O gli posso fare una testa così dicendo: guarda, il matrimonio è un sacramento, giustamente, no, visto che è un sacramento ti devi sposare. Ma non è questo che gli riscaldera il cuore. Non è questo che ai miei figli, che mi dispiace dirvelo, pure ai vostri, li spingerà a fare una scelta matrimoniale, che io sono convinto sia la scelta più bella del mondo, ma non è attraverso un convincimento che passa questo. Il cristianesimo, così come la famiglia, il matrimonio, il fare figli, tutta una serie di cose, ma anche il dono di sé, passano, lo diceva Benedetto XVI, per attrazione, non per convincimento. I miei figli desidereranno sposarsi se vedranno che io sono disposto a dare la vita per mia moglie,
nonostante il suo carattere niente, 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 niente male. Chissà che non si sposeranno. Ecco. Le mie figlie devono provare invidia nel vedere l'amore che ho nei confronti di mia moglie, perché sarà il parametro di riferimento in base al quale loro si sentiranno e desidereranno essere trattate dagli altri uomini. Il padre di un mio amico diceva: io sono convinto che voi sarete felici non perché vi do l'opportunità di andare a scuola, vi do l'opportunità di studiare, perché io vi voglio bene. Ma lui diceva: voi sarete felici se io amo mamma. Non se io vi amo, ma se io amo mamma. Ecco, questo è un po' il segreto, cioè non cercare di fare pistolotti inutili. Poi Nagyara adesso immagino che partirà da questo che ho detto per raccontarvi un esempio, ma non è una questione di, ripeto, fare una testa così alle persone, fare una testa così ai nostri figli. Magari, magari bastasse questo. Prendi un figlio, lo metti in una stanza, gli devi scritte, con la certezza che questo sia convincente. No, non è così. Quando recentemente sono andato dal Papa, ho fatto i 25 anni del, diciamo, della fondazione del forum, no? E quindi funziona così: c'è il Papa, il presidente fa un intervento, poi c'è il baciamano delle varie associazioni, i presidenti regionali del forum. Io stavo lì e presentavo al Papa tutti i presidenti. Sei di questi presidenti, due maschi e quattro femmine, regionali o di associazioni, non entrano nel merito, arrivavano dal Papa con le lacrime agli occhi. E lo sapete cosa gli dicevano? Qual era la sofferenza più grande per loro? Gli dicevano: santità, mio figlio conviene e non si è sposato. Santità, mio figlio ha due figli ma non si vuole sposare. Santità, mio figlio vive a Londra ma non ha intenzione di sposarsi. Per una persona che ha fatto dell'associazionismo familiare, della famiglia, il centro, questa è una cosa che fa male. Se i miei figli non si sposassero, io lo sicerei tanto. Questo però ci deve far riflettere proprio sul fatto che, pur cercando di... che tante volte noi mettiamo prima una questione di principi, prima un elenco di regole, e poi invece quella che è la testimonianza. Che non vuol dire però, lo dico, che le regole non funzionano. Non è una questione, come spesso capita, di cattolici della morale, solo regole, o cattolici del sociale, no? È la testimonianza, sono un cattolico tutto. No, no. Qui si tratta di cercare di partire dal racconto, dalla narrazione, dalla testimonianza di sé, per arrivare anche alle regole, che sono altrettanto importanti. Allora, a casa nostra è successo un po' di tempo fa, immaginando, no, come è stato presentato il giardino, che è quello che fa tutto fuori, salva il mondo, c'ha questi incarichi nel mondo associativo, poi è stato impegnato in politica, così, adesso è presidente del forum. Un giorno entra a casa, io chiaramente mando avanti la sua di famiglia, mentre lui salva quelle della nazione. Siamo persi proprio a
sentiamo così questa vita. Dico perché c'è bisogno di scrivere un articolo su questa cosa in un'esortazione che parla di famiglie, e poi l'ho capito perché siamo depositari di questa ricchezza nelle famiglie. E un po' secondo me il Papa ci ha detto: basta andare a parlare di famiglia mettendo gli ingredienti davanti. Allora, voi immaginate che io in questi quattro bicchierini mettessi gli ingredienti perfetti, mettessi la farina migliore nella giusta migliore d'Italia, biologica, setacciata a mano, senza muffe, senza fabbricanti, senza niente, la pecora, cioè, la mettessi nella giusta dose, qui la dose di farina, la dose di lievito, non il lievito di birra, il lievito madre, proprio ereditato dalla trisabola di mia nonna, l'olio extravergine migliore nella giusta quantità, la presa di sale ovviamente grezzo migliore preso proprio dal mare, e vi dicessi: adesso sentite il profumo del pane. Molto probabile che qualcuno ci chieda di
non si sente più, a volte devi allontanarti. Quando io andavo a dormire dalla vecchietta mi ricordavo che c'era un profumo di casa mia, mi ricordavo che c'era un profumo che mi mancava. Se stavo a casa il profumo non lo sentivo più, mi ero assuefatta. E così oggi succede, mi succede da madre. Quando qualche figlio sta a dormire fuori, vado a letto la sera è l'ora della malinconia, ma questo è un po' per tutti, poi c'è anche per i grandi poeti. In quel momento dico, beh, certo, tutto bene, però non stiamo tutti sotto lo stesso tetto, stasera quella sta di là, quell'altra sta a capo scuola, quell'altro è uscito, chissà che ora torna, è un po' faticosa, no? C'è un piccolo strappo. Ecco, questo profumo di cui siamo depositari è un dono e non dobbiamo tenerlo per noi, non ce lo possiamo permettere. È importante condividerlo. Anche perché sto parlando da domanda. E poi dopo iniziamo se c'è qualche altra domanda. Quali sono, uno per uno magari, i profumi, il profumo del pane più importante che avete sentito come nostra storia, del nostro crescere in questi anni. Ha detto che faceva delle domande. Delle situazioni, lei ha raccontato ad esempio questa del profumo, il mio momento dove io sento il profumo del pane, che è un po' quello che contraddistingue la mia famiglia, la cosa bella è che a me contraddistingue una cosa per un'altra, questa è molto divertente. Adesso però sentite il suo di profumo, però le donne mi dicono se può essere un profumo, quello no, quello non so cosa tu immagini, ha presentato. Quando la sera io torno a casa e dopo aver aperto la stanza, tutto quanto, no? Dopo esserci ritrovati dopo una giornata di lavoro, che comunque no, è comunque un momento delicato, importante, ci mettiamo tutti sotto le coperte nel lettone, aspettando lei che sta finendo di sistemare la lavastoviglie perché l'ho messo un coltello male, quindi automaticamente sono un matto, ho sbagliato a mettere un coltello e devo ricontrollare altre volte. Ecco, quel momento per me è un momento in cui io sento maggiormente il profumo in casa, che è un po' anche, dà anche la cifra del motivo per il quale in un certo senso si fanno tutte le cose che si fanno. Solitamente quando facciamo le presentazioni del libro, quando io vado in giro per l'Italia a parlare di famiglia, dico sempre, quando torno a casa apro la porta e tutti i figli vengono incontro, ognuno con la sua differenza. Quindi c'è Giovanni, che è quello primo, molto preciso, molto così metodico, no? Anche racconta, papà, ho già fatto tre canestri a basket, ho preso un voto, ho preso quello, mezz'ora che sarebbe là, sì, un attimo. Poi c'è Teresa, la seconda figlia, molto simile a lei. Io per dentro le chiedo scusa, dice perché io tanto una cazzata la faccio, mi anticipo, no? Tanto no, ci avvantaggiamo Teresa, no? Ecco, perché tanto è così, chiedo scusa, la parola ci rendeva un pochino quel senso, ne voglio essere un brutto. Poi c'è Maddalena, la terza figlia, non lo so, è nostra figlia, ma lo dobbiamo scoprire noi e lo deve scoprire anche lei, sta per casa così una testa tra le nuvole. Poi c'è Gabriele, il quarto figlio, molto energetico, tant'è, molto simile a me, tant'è che lei dice, meno male che è nato con il quarto figlio, perché se fosse il primo sarebbe l'unico. E poi c'è l'ultimo figlio, Giorgio Maria, nato con la sindrome di Down, e tutte le persone vengono e ci dicono, ancora più tranquillo sembra, però io inizio a temere, perché tutti vengono e ti dicono, ma come siete fortunati. Questi bambini sono la pace in casa. Io avevo un cugino, tutti hanno un cugino da, lo sapete? Tutti hanno un cugino o un vicino di casa da. Ok, c'è un cugino, un vicino di casa, vai, la seconda situazione. Buonissimo, tranquillissimo, non conoscono la cattiveria. Anche io tutte le volte che sento queste parole inizio a temere.
Dico, ma puoi vedere che per il calcolo delle probabilità quello che fare pure è capitare la cosa, sono tutti buoni, come funziona? Cioè sono proprio tutti uno stampino. Quindi io, anche questo sembra essere abbastanza buono, ma io ci vado con il microfono. Dicevo che poi qui ci mettiamo sotto le coperte, cioè mangiamo sotto le coperte. E facciamo finta che fuori c'è la neve, piove. Tutti nel lettone? Tutti nel lettone, chiusi ermeticamente con il lenzuolo. Guarda questo, delle sudate incredibili, però è bello così. E lei fa finta di arrivare, dove siete, noi usciamo fuori. La cosa che mi è che ormai Giorgio Maria fa questa cosa, si mette coperto e poi apre, tira fuori e fa boom! Lei si spaventa, io fa finta, che spaventasse tutte le sere, no? Sarebbe un po' di goccio. fa finta, no? Si spaventa, ok? E quindi ci mettiamo sotto coperto e ci diciamo che cosa? L'Ave Maria, il Signore ci toglie una notte serena, non mi posso dire. Quello è il profumo di casa di Paolo. Quello è il nostro paradiso, il mio paradiso. Se mi dicessero come immagini il paradiso, io direi così. Se io e Chiara, con questo libro abbiamo fatto 110 presentazioni, immaginate nell'ultimo anno. Se io con il foro giro come una trottola, perché comunque ho fatto 53.000 km in un anno, sono 4 anni che faccio 53.000 km, perché? Perché le diocesi, le associazioni, i movimenti, le famiglie mi chiamano, non è perché non ci abbiamo niente da fare, non è perché non ci piace stare a casa e quindi non andare a fare passeggiate, non è perché, vabbè, hanno scritto un libro, conviene vendere un libro, 80 centesimi a copia, non è quello, ma lo facciamo per un motivo semplice, che è lo stesso motivo per il quale stiamo qua. Abbiamo pensato e pensiamo e abbiamo che questo sia il modo attraverso il quale proviamo a sdebitarci con il Signore per il dono che ci ha fatto per farci conoscere. Perché noi non abbiamo fatto nulla per conoscersi e per sposarci. Se oggi siamo qua e non vivremo questa sera perché torneremo più tardi il nostro paradiso quotidiano, non è perché ci abbiamo tempo da perdere. È perché abbiamo reputato più importante, più bello, addirittura più bello, è un mistero questo, stare qui con voi piuttosto che vivere il nostro paradiso quotidiano a casa. Se io giro domani mi vado a Padova, non lo faccio perché non voglio stare vicino a lei. Diciamo che ho 5 figli, anche un modo, un altro concezionale ottimo, però non è questo il motivo. Ma è perché è più bello parlare, raccontare della bellezza famiglia e far sentire questo profumo nella nostra casa, che poi è il profumo delle vostre case, perché mutandis mutandis non è che voi avete altri profumi o avete altri momenti che ricordano questo, piuttosto che vivere questo. E concludo dicendo una cosa che voglio dire prendendo quello che diceva Mariana sul profumo del pane, è fondamentale. Sui social network, che ci piacciono o non ci piacciono, ci sono. Abbiamo due modi di vivere, o come megafoni del male, cioè raccontando le cose che io ho visto, questi che fanno, cose, o come narratori di bene. I social media sono una grandissima opportunità che le famiglie hanno di far sentire il profumo del padre. E molto probabilmente sono fondamentali perché i miei figli, i nostri figli, non sentiranno il nostro profumo del padre, perché sono assuefatti, cioè non vedranno noi come modello. Neanche il profeta il padre, magari avessero noi, cioè magari poracci, però dico, ci farebbe piacere che il nostro approccio educativo, il nostro stare insieme possa influenzare positivamente i nostri figli. Ma molto probabilmente sentiranno il profumo del pane delle vostre case. Per questo è importante creare reti di famiglie, per questo è importante anche sui social network parlare, raccontare la quotidianità e la bellezza delle famiglie. Perché i miei figli molto probabilmente magari si sposeranno perché vedranno la famiglia di Stefano su, non lo so, vedranno qualcuno di noi e dice, vedi, come è successo a me e lei? Noi non ci siamo sposati perché ci hanno detto mamma e papà, ci siamo sposati perché a un certo punto abbiamo visto che andare a cena con la famiglia e abbiamo detto, mazza che bella questa cosa. Loro avevano 4 figli e abbiamo detto, vogliamo vivere la stessa cosa. Abbiamo preso i cani perché ne abbiamo fatti 5. Anche nel libro ci sta questo racconto, il mio paradiso e il suo paradiso, che un po' posso sintetizzare il mio
momento di profumo massimo, un suo momento di profumo massimo, lì mi diverto proprio a raccontare come invece io vorrei arrivare a letto trovando il letto intonso, magari togliendo i cuscini un po' come fanno nei film americani, no? Ci stanno le notte che si